sono d'accordo su questo. Voglio però dire un'altra cosa. Tutto quello che io vi ho detto è una dottrina di logica e nel contempo una dottrina di fede. È una dottrina di logica ed è una dottrina di fede che presuppone, per essere accettata, una disponibilità interiore da parte dell'essere umano. Le stesse cose che io dico a voi e vengono accettate, accolte, possono essere completamente respinte da chi parte da una diversa visione dell'uomo e quindi non accetta i presupposti del discorso. Ma di più io non posso darvi. Di più io non posso darvi perché sarebbe estremamente ingiusto, sarebbe estremamente illogico se io vi dessi la soluzione di un problema millenario, plurimillenario, sulla scorta soltanto di una vostra richiesta. Su questo punto del problema, esseri umani per moltissime generazioni hanno lavorato tutta la propria vita. E sono i due principi che vi ho detto prima, che devono essere salvaguardati. E non potete certamente pensare che io o un altro qualsiasi, venendo in una seduta, vi diamo questa soluzione. Ora, se la trovate voi, va bene, in quanto che la volontà dello spirito filtrata, mediata attraverso il meccanismo umano, quando dà un risultato, è un risultato accettabile. Ma siccome voi non avrete mai la risposta totale, avrete una risposta parziale, che può essere sufficiente, ma sarà sempre sufficiente per una parte dell'umanità. La ricerca è ricerca. Nessuno può pretendere di ricevere la soluzione così, ecco, gratuitamente, semplicemente perché è amico o fratello di chi ce l'ha in la soluzione. No, su questo punto non è possibile. Certo che ce l'ho la soluzione, certo che lo so qual è la strada. Sono uno spirito e sono passato attraverso questa strada. La conosco, ma la conosco oggi che sono uno spirito. Può darsi che se io mi rincarni la dimentico nuovamente. Mi porterò dentro l'oscuro desiderio di conoscenze. Magari diventerò un ricercatore, un filosofo, uno tormentato tutta la vita dal desiderio di verità. Ma questo mi resterà e non di più. Voglio dire, vige un segreto tra questa vita e l'altra vita. Ed è un segreto che ho dovuto alla diversa natura di cui siete costituiti voi ora e di cui sono costituito io ora. Ogni volta che io cambio condizione in quanto spirito perché inizio un tipo di esperienze, può darsi che sia necessario che una parte di me stessa sia messa a tacere, per dar modo anche agli altri di trovare la propria strada. Ci troviamo di fronte a un piano universale, non ci troviamo di fronte ad una banale scoperta di una miniera da sfruttare. Ci troviamo di fronte al problema dell'evoluzione. L'evoluzione è un fatto personale. Nessuno può dare o regalare evoluzione ad un altro. Nessuno può regalare conoscenza nel senso di esperienze ad un altro. Ognuno l'esperienza se la fa da sola, e l'esperienza fatta da sola è anche quella cosa che non si può raccontare, perché è un patrimonio personale irraccontabile. E allora, se voi accettate questi principi, bene. Se non li accettate, è lo stesso. Restate con i vostri dubbi e le vostre perplessità. Ma è come è tutta l'umanità, d'altra parte. In fondo, vedete, la religione perché propone l'atto di fede? Propone l'atto di fede perché sa benissimo che la
quasi totalità degli esseri umani è incapace di fare questo tipo di ragionamento. E d'altra parte non sono mancanti profeti e maestri sulla terra che vi hanno dato una verità di fede, neppure una verità di logica, una verità di fede, e di più non hanno inteso dimostrare, se non tutto ciò che comunque era legato alla propria personalità e quindi inevitabile a mostrarsi.